Sindaco, questa manifestazione per lei in questo momento assume un significato ancora più particolare. Ma questa manifestazione ha un significato particolare da sempre, perché stanno insieme Libera, le associazioni antimafia, i familiari delle vittime innocenti della mafia, i sindaci con avviso pubblico. È un modo per contrastare la criminalità organizzata, che si contrasta sicuramente con l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, che fanno un lavoro straordinario nel nostro paese, ma si contrasta anche con l'antimafia sociale, con l'impegno di ciascuno di noi, le associazioni, i sindaci, un impegno quotidiano, e anche con manifestazioni come questa che ci dicono da che parte sta il nostro paese. Senta, c'è stato un lungo abbraccio con Don Ciotti, che cosa le ha detto? Che ci vogliamo bene, ci siamo detti. Don Ciotti per me è stato un punto di riferimento nella mia città, mi ha aiutato a capire il percorso da fare, mi ha aiutato a portare denunce per estorsioni, per usura, di andare in questura, in procura ogni volta che sentivo qualcosa, e questo ho fatto in questi anni. Ho denunciato tanti clan della mia città, che ci sono, perché ci sono 14 clan criminali, non bisogna mettere la polvere sotto il tappeto, però è vero che a Bari la mafia esiste, però è anche vero che c'è una città che resiste, una città fatta di migliaia e migliaia di persone per bene, che lavorano ogni giorno onestamente, fanno la propria attività e si mettono a disposizione anche degli altri. Sono molti, molti, molti di più rispetto ai criminali che per fortuna della mia città ci sono, ma sono pochi. È preoccupato per lei, per la sua situazione, per la sua sicurezza? Asilo Savoia. Ma io vivo sotto scorta da 9 anni, se mi chiedete se ho paura, non sono un supereroe, la fascia non mi dà i superpoteri, però la fascia e questi tre colori mi ricordano che sono un sindaco, e un sindaco non può né girare la testa dall'altro lato né abbassare la testa di fronte alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata va guardata in faccia, va sfidata, gli vanno sottratti territori, risorse, gli va sottratta soprattutto la cosa a cui tengono di più le nuove generazioni, che magari sono affascinate dal guadagno facile. In questa battaglia non siamo soli, ci sono le associazioni, c'è Libera, ci sono le scuole, ci sono le parrocchie. Ieri con me in conferenza stampa spontaneamente sono venute tante persone che, grazie alle denunce che ho fatto e che abbiamo fatto alla fine insieme, si sono liberate del cappio, delle estorsioni, delle usure, sono tornate a vivere.